Mi scusi, buon uomo, io dovrei entrare qui. Capisco che devo darvi la precedenza. Non mi venite addosso come sull'altro gioco, per favore, io devo entrare. Oh, mi sono messo malissimo. Guarda, da qui c'è l'uscita. Aspettate, amici! Ti pareva se io non dovevo fare casini anche oggi? Benvenuti amici, io sono Pimpos. Oggi siamo su Bus Simulator Pro, nuovo gioco di autobus. Quindi andiamo un po' a vedere questo nuovo gioco, vediamo dov'è che ci porta. Let's start, andiamo a creare la nostra compagnia. Oh, enter your company name. Ok, la solita salva SP, come ce l'avevo lì su Bus Simulator Ultimate. La facciamo anche qua. L'alieno è il top, quindi come logo direi che l'alieno ci sta tantissimo. Fatto, azienda creata. Company or name, enter your company or name. Il mio, sempre salve SP. Fatto, bah, non mi fare mettere più no. Questi sono quelli di Ultimate, no? Sembrano quelli di Bus Simulator Ultimate, no? A me sembrano quelli. Li ho già visti questi personaggioni da qualche parte. A me sembrano quelli. No, non lo so, vabbè. Ne scegliamo uno a caso che mi rispecchi un po', anche leggermente. Anche se sono tutti brutti. Non lo so, mettiamo questo, va. Vabbè, mettiamo, è il più guardabile tra tutti. Mettiamolo. Li ho già visti questi personaggi, non so dove. Oh, salve SP, congratulations, your company è stata creata. Oh, perfetto. Fammi capire qua, spiegami, check your garage qua. Ok, qui abbiamo il garage. Poi, galleria. Prendiamo un bus. Quale mi prendo? Me ne date uno a caso? Seleziona il tuo bus. $25,000. Vai, mi fate comprare proprio. Conferma. Yes. Eccolo qua. Piccolo e indifeso. Però abbiamo il nostro primo bus. Ok, adesso possiamo guidarlo. Buono. Vediamo, vediamo. It's time to drive. Andiamo a guidare. Route completed. Andiamo a route. Poi c'è il free mod. Poi soon. L'online. Vabbè, andiamo a route. Le nostre classiche. I nostri classici percorsi. Allora, andiamo da Teche Valley a San Francisco. Distanza 32 km. Quindi facilissimi. Passeggeri 31. Prezzo 4.250 in totale. Quindi ottimo. Buono. Si guadagna bene in questo gioco. Almeno all'inizio. Ok, start route, forza. 32 km li dovrei fare così tempo niente. Drivers, a me sembrano quelli di Bus Simulator Ultimate. Comunque, play, vediamo se è più o meno simulativo rispetto ad Ultimate. Comunque sono due sviluppatori diversi, quindi in teoria il gioco è diverso. Graficamente, siamo lì. Allora, cruise control, music, headlight, wiper, hazard light, polish, door, baggage, turn signal, gas, horn, brake, engine, fuel, passenger satisfaction. Ho memorizzato, li ho stampati tutti qua, vuol dire niente. Tap to close. Allora, che devo fare per iniziare? Devo caricare la gente, è già carica. Fammi vedere, visuali, le visuali non... Ecco qua, visuali. 360, a me sembra Ultimate comunque, ragazzi. Allora, la gente non c'è, quindi dobbiamo andarla a caricare. Dove, di preciso? Ah, lì, perfetto. Capito. Allora, visuale, ripristino... Mettiamo la visuale dall'interno, ovviamente. Eccoci qua. Fammi vedere le visuali che ci sono. Ok, vabbè, accendiamo il motore, si accende automaticamente. Start stop, perfetto. Fammi vedere la visuale come al giro. Come la ruota, la visuale dall'interno? Come faccio a vedere fuori all'esterno? Con questo G niente, la visuale fuori all'esterno non la vediamo. Ci andiamo un po' a casaccio. Un po' a casaccio. E giro. Eccomi qua. A casaccio però mi allineo sempre come un aereo. Guardate là. Anche se non ci vedo. Tac. Questo è il lusso di essere piloti di autobus. Allora, apriamo le porte. Signori, entrate. Entrate, il mio autobus è nuovo di zecca. Please open the doors and il bagagliaio. Allora, entrate. Now you can wait for passengers. Or skip. No, li voglio vedere entrare. Voglio vedere la gente brutta e cattiva che entra. Che mi va a macchiare i sedili nuovi di zecca. Guarda lì, e che cos'è? Tutti dopati oggi? Tutti dopati, e che è? Pure il mio steward là è dopatissimo. Vabbè, l'importante è you are ready to go, Evas. Allora, è un problema utilizzare la visuale dall'interno, perché io non riesco a girarmi la visuale. Non si gira. Quindi non so manco dov'è che devo andare. La 360 gradi, casomai. Problema è... Vabbè, dobbiamo seguire il navigatore. Quindi usciamo da lì e seguiamo il navigatore. Il simulatore deve essere fatto dall'interno. Non ha senso dall'esterno.
Allora, retromarcia e via. Spero di non rompere qualcosa. Spero di non... Manco gli specchietti abbiamo a disposizione. Ah, ci sono gli specchietti, ma in una posizione orribile. Non si capisce niente. Vabbè, l'importante è uscire e vediamo quello che possiamo combinare. Prima e via. Si esce dalla destra, giusto? Forza. Forza ragazzi, forza che si parte per una nuova avventura. Mi raccomando, supportate sempre il canale lasciando un mi piace. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per ricevere una notifica quando pubblico un nuovo video. Allora, booster mi lo affitto. Devo pagare. Devo pagare $500 per uscire dal parcheggio. Ma pezzi di... Ma che cos'è? Ma che siete? Come siete però? Come siete è meglio che non ve lo dico. Vabbè, andiamo, seguiamo il percorso. Non ci schiantiamo perché qua la gente è brutta e cattiva. Il cibo. Qua non c'è il cibo. Non mangia. Oh, finalmente un gioco dove non devo dare da mangiare alla gente. Che bello. Lo sto amando sto gioco solo per questo. Lo amo, già lo amo. Allora, è uscito da pochissimo ragazzi sto gioco, quindi è normale che manchino determinate cosucce. Tipo il fatto di non vedere un fico secco praticamente da nessuna parte. Vabbè, io mi insino, qualcuno mi darà la precedenza. Ok, sempre che frenano così a caso. Speriamo di non fare la stessa fine che abbiamo fatto l'altra volta quando siamo precipitati dalla strada mancante. Speriamo. Però io mi insino sempre nel dubbio, spediti sempre come una marmotta lanciata sullo spazio. E vediamo di arrivare in tempo, perché la gente, non mangiando sull'autobus, ha necessità di mangiare a casa. Quindi svolazziamo, voliamo, facciamo sorpassi a destra e a sinistra, che noi simulatori, quando ci vedono da lontano, chiudono baracca. Via, spediti, che ci... Ma che... Perché non cammini? Non hai nessuno davanti. Che poi è normale che uno deve farsi sorpassi se la gente non cammina. Ok, per ora va bene. Sì, la benzina c'è, il pubblico qua è contento, sta andando più liscio del previsto. Potremmo attivare la radio, però non so se le musiche di sto gioco sono protette, quindi evitiamo. Comunque siamo già arrivati, quindi ottimo così. Adesso usciamo, mettiamo la freccia a destra. Che ho fatto casino, no? Mi sono schiantato, no? Ho sentito un brutto rumore. Ah, l'avevo già attivata, la freccia non l'ho più staccata. Ok, ciccio! Pipi, muoviti! Ah va, su, accelera! Che cacchio stai facendo? Ti sei messo per traverso. Ciccio! Pipi, pipi! Muoviti! Guarda lì, perché freni? Non c'è nessuno davanti. Ma che frena da fare? È indeciso, mamma mia che sterzato... È andato a sbattere. Allora, piano, piano. Ok, recreate route. Ma come recreate? Ma sono sceso ora, devo andare lì. Che cacchio ricrea a fare che sono arrivato. Semaforo, no, verde, verde. Devo girare io. Ok, giriamo. Freccia, la freccia non l'ho più staccata. Tanto devo andare sempre a destra. Ok, e mi insinuo. È giusto? Mi sa che l'ho sbagliata. Però da qui si ci arriva pure. No problem. No, nessun problema. Sta chiamando la freccia. Qua mi si sta bruciando la lampada. Ok. No problem. Da qui si ci arriva pure. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Da qui non si ci arriva, mi sa. Primo casino. Che fa? Non lo devo fare un casino in questo nuovo gioco. Ovviamente sì. Vabbè, cerchiamo un'altra entrata. Nessun problema. Noi risolviamo i problemi. Noi siamo qua per risolvere i problemi. Vediamo se da qua c'è un'entrata. Altrimenti devo uscire nuovamente in strada. Sempre marciapiedi. Queste siepi buttatele. Che ci mettete a fare le siepi qua? Guarda che giro che sto facendo. Da qui si entra però. Alleluia. Forza. Entriamo. Volevo fare un giro di ispezione. No però. Mi scusi. Buon uomo. Io dovrei entrare qui. Capisco che devo darvi la precedenza. Non mi venite addosso come sull'altro gioco. Per favore, io devo entrare. Oh, mi sono messo malissimo. Guarda, da qui c'è l'uscita. Aspettate amici. Ah, ti pareva se io non dovevo fare casini anche oggi? Alla retromarcia. Alla passate. Passate. Piccoli intoppi tecnici. Non vi preoccupate. Tutto nella norma con me. Aspetta. Si stanno arrabbiando i tizi là. Allora passate. Passate tutti. Forza. Avanti. Vi aspetto. Non vi preoccupate. Aspetto. Passate. Passa ciccio. La gente è indecisa. O passate o mi date la precedenza. Prima o poi passerò da qui. Tranquilli ragazzi, no problem. Lei mi dà la precedenza, grazie buon uomo.
Grazie mille, buon uomo, per darmi la precedenza. Oh, grazie. Ogni tanto qualcuno di decente nella vita si incontra. Ok, oh, mi scusi, ma ok, se lei non avanza, dopo che il fi, anche qua, no, apri ste cacchio di barricate qua. Fatto. Comunque, la gente è felice, sempre e comunque, mi va bene così. Parcheggiamo qua e via. Fatto, fatto. Sei arrivato, oh, con un po' di problemi tattici, però va bene così. 6 minuti, distanza 50 km, guadagno 4.250, nessuna penalità. Zitti, zitti, non se ne sono accorti. Grande così, meno male. Continua. Siamo dove? Siamo lì. Quindi io lì, che cosa faccio adesso io qui? Devo caricare la gente lì, per andare dove? Devo tornare. Ah, devo tornare di nuovo a casa. Non ho capito. Vabbè, da un posto me ne vado all'altro. Nessun problema. Nessun problema. Io sono sempre qui al vostro servizio. Sempre e comunque. Mi fermo qua. Via, accelera con le porte aperte, giustamente. Ma forse non l'ho manco chiuso io prima di iniziare il viaggio. Fatto. Ok. 10.000. Distanza 52 km. Passeggeri 21. Prezzo 10.000. San Francisco, Teche Valley. Start, 10.000 dollari. E via. Allora, dove la carico la gente? Ma la carico direttamente qua. Va benissimo. Forza, gente, entrate. Entrate, spicciatevi pure. Per favore, più veloci, perché abbiamo un viaggio da 50 km da fare. Non so se mi spiego. Ma sì, dico. Io tanto il Green Pass non lo chiedo. Fregatevene. Entrate, accoppiatevi pure, così vi moltiplicate e mi pagate più biglietti. Va bene così. Siete entrati tutti. Skippiamo, skippiamo, andiamo. Si parte. Preciso. L'autobus che è indeciso sul suo posizionamento. Va bene così. Retrofront. Accendiamo le luci pure, perché non si vede un fico secco. Allora, eccomi, eccomi. Aprite, per favore, e non fatemi pagare. E infatti, mi fanno pagare. 500 dollari. Aspetta, aspetta. Non si vede niente. Così è orribile il gioco. Se è un simulatore, dobbiamo giocare con la vista dall'interno. Pazienza se non vediamo niente. Dobbiamo giocare con la visuale dall'interno. E superiamo. Attenzione, non mi accecare, altrimenti ti sbatto contro. Oh, la gente che mi ostacola. Dobbiamo girare di qua. Oh, mettiamo la freccia a sinistra. Sta freccia io l'ho rotta già. È sempre accesa. Giriamo. Oh, insinuiamoci in autostrada. Forza, acceleriamo come non mai. Io non so se ho chiuso le porte. Credo di sì, comunque. Le porte sono chiuse. Lo spero. Lo spero. Vabbè, viaggiamo spediti perché ci mancano un sacco di chilometri, 50 per la precisione. Esco da qua? Nemmeno sono entrato, già dobbiamo uscire. Usciamo. Che volete che vi dica? Allora, pipì, pipì, fate strada che sono un pericolo pubblico. Quanto manca però? Io non vedo i chilometri che mancano ad arrivare. Vabbè, nel dubbio utilizziamo il cruise control. Cruise control, vediamo a quanto va. 91, 90. Accelera, non ti preoccupare. Accelera. 86, accelerazione in automatico. Oh, ottimo, almeno non mi stanco il pollice. Tanto io devo solo impegnarmi a superare la gente lenta. Avanti, su, ci inseguiamo sulla destra. 80 km, sta rallentando. Accelera. Accelera, togliamo il cruise control, va. Mi rallenta sto auto. Siamo in salita, ecco perché. No, no, allora va bene, rimettilo. In salita il mio autobus non ce la fa. C'è poco da fare, non è che possiamo pretendere tanto da sto catorcio. Dobbiamo fare il giro, dobbiamo andare nell'altra corsia. Guarda che giro che devo fare, non c'è un'apertura da queste parti. No, dobbiamo andare a fare tutto il giro. Ma che rottura, possiamo rompere il guardrail, no? Ma perché devo fare tutto? Guarda che giro che devo fare, un giro colossale. Ma ho la benzina a metà, nel dubbio, dov'è che la vado a rifornire? Perché io distributori non ne ho incontrati. Aspetta che da qui forse potevo girare. Ecco. In che senso torro? Perché mi è apparsa lì la cosa? Aspetta che da qui posso girare. Attenzione che lì si è schiantato qualcuno. Mi scusi, buon uomo, mi dia la precedenza perché devo girare. Si è schiantato qualcuno in un modo malissimo. Malissimo. Devo pagare il pedaggio pure. Toll road 1. Non è colpa mia se la sbarra non me la aprono. Brutte persone. Che cacchio volete da me? Perché ho dovuto pagare il pedaggio un lingotto? Qua si fanno pagare a lingotti i pedaggi. Che cos'è? Questa volta tiro dritto. Chi se ne frega?
Ma io non si vede niente con tutta la luce. Accendo gli abbaglianti. Facciamo l'albero di Natale. Perfetto, siamo arrivati. Mettiamo la freccia. Siamo arrivati nel senso, nel punto in cui dovevo fare, dovevo andare a fare tutto il giro. Però effettivamente siamo arrivati. Tech Valley, siamo arrivati veramente. Ottimo così. Viaggetto veloce veloce. Ma come Recreated? Sto seguendo il navigatore. Questo navigatore è rotto, peggio dell'altro. Mi ha ricreato il percorso. Perché? Perché mi ha ricreato il percorso? Non devo entrare da qua. Ma mi state prendendo in giro allora. Allora, è qua, quindi non mi frantumate le scatole, per favore, perché è qui. Aprite le sbarre. È arrivato Salvo Pimpos. Aprite, eccomi. E vado a parcheggiare lì, al terminal. Siamo arrivati, quindi perché dovete frantumarmi le scatole? Ok, sempre allineato come un ascensore. Freno, fatto. 10.000 dollari per me. Puliti puliti, facili facili. 7 minuti, 40 km, 10.000 dollari, nessuna penalità. Incassiamo soldi in questo gioco come se non ci fosse un domani. Buono, mi piace, mi piace. Va bene, direi di tornare al menu principale. Sì. Qui le città non si acquistano, semplicemente ci sono delle aree da sbloccare in base ai livelli che raggiungete. Quindi noi, per adesso che siamo di livello 0, abbiamo San Francisco, l'area di San Francisco, Sacramento, Mount Yosemite, e insomma, le altre, Las Vegas. Abbiamo insomma delle aree un po' più ristrette. Nel momento in cui arriviamo al livello 2, semplicemente ci sblocca delle scorciatoie. Ci sblocca delle scorciatoie per andare da San Francisco direttamente a Las Vegas senza passare per mezzo mondo qua. Quindi ottimo. Ci sblocca anche il Death Valley al livello 3. Al livello 4 ci sblocca Malibu. Al 5 il Grand Canyon. Insomma, gioco per essere uscito da poco, è il gioco fantastico. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete una serie anche su questo gioco. Ovviamente lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo su Horror Brawl. Dopo tanto tempo è uscita la stagione 2, che aggiunge Rod come nuovo horror. Guardatelo lì fiero di sé. Mamma mia, mi fa spaventare. Aggiunge Rod come horror da poter selezionare.